Quinta giornata del campionato di Serie A, ci prepariamo a una pausa. Dopo questo turno il campionato nazionale di Serie A andrà in sosta per gli impegni della nazionale, che lo ricordiamo giocherà contro la Spagna e contro la Svezia, due impegni. Quello con la Spagna si gioca a Salerno, quello contro la Svezia ci vedrà impegnati invece in trasferta a Malmo. E poi si tornerà a parlare di Serie A, ma tra due settimane di fatto, quando la nazionale si scioglierà e si tornerà a parlare nuovamente di campionato, con molta attesa, perché quando il campionato tornerà ci sarà il primo grande big match della stagione tra Roma e Juventus. Questa quinta giornata per la verità non offre spunti straordinariamente rilevanti, ma alcune cose sono da sottolineare. La partitissima è sicuramente quella tra Fiorentina e Juventus, per tanti motivi diversi, perché è una rivalità molto bella, perché Fiorentina e Juventus si incontrano non soltanto a livello femminile, ma nell'arco di pochi giorni anche a livello maschile, perché la Fiorentina è imbattuta e sta andando molto forte con De La Fuente in panchina, perché la Juventus è a punteggio pieno. Quindi abbiamo di fronte due squadre che stanno spingendo molto sull'acceleratore. La Fiorentina ha ottenuto soltanto un pareggio contro l'Inter, ma per il resto le quattro partite di quattro partite ne ha vinte tre e si trova al secondo posto in classifica alle spalle di Roma e Juventus, diciamo al terzo, comunque sul secondo gradino della classifica, a soltanto due punti dalle due capolista. È una bella sfida. La Fiorentina tornerà a giocare nel suo splendido Viola Park, inaugurato da pochi giorni, ne hanno scritto tutti i giornali, se ne parla a livello internazionale come uno dei centri sportivi più belli del mondo. Bello che la Fiorentina femminile abbia una casa così bella, e la Juventus sarà ospite di questo salotto buono, e l'impressione è che a Firenze vogliano continuare la festa, facendo la festa proprio alla Juventus capolista. Staremo a vedere. La partita in programma domenica alle ore 15. Le altre partite in programma non sono partite straordinarie sotto l'aspetto tecnico, perché abbiamo molti incontri testa coda. La Roma capolista giocherà sul campo della Sampdoria, che lo ricordiamo non gioca ancora a Genova. Sampdoria è impegnata al Silvio Piola di Robbiano, a Vercelli. La Sampdoria è reduce da due vittorie consecutive, quella di Coppa Italia col Pomigliano, quella di campionato contro il Napoli. La Roma è reduce dalla qualificazione alla fase a gironi di Champions League dopo aver battuto per la seconda volta il Vorskla Porta. È inutile sottolineare che i favori del pronostico sono tutti dalla parte della Roma, però la Sampdoria nelle ultime due settimane ha dimostrato un segnale di crescita veramente importante e significativo. Le squadre che inseguono: l'Inter, reduce dalla sua prima sconfitta proprio contro la Roma, ospita il Napoli, l'unica squadra ancora a quota zero, nemmeno un punto per la formazione partenopea. La partita in programma sabato alle 12.30 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni è la partita che apre il programma. A seguire sabato all'Enzo Ricci di Sassuolo la partita tra il Sassuolo e il Como, altra sfida interessante, perché il Sassuolo, se il Napoli non ha mai vinto, non ha mai fatto nemmeno un punto per la verità, il Sassuolo non ha mai vinto ed è in questo momento con un punto dopo quattro partite, quindi una situazione sicuramente non comoda per la formazione nero-verde. Sassuolo che ospita il Como, sarà il ritorno di Chiara Beccari e contro le sue ex compagne di squadra, che stanno invece facendo molto molto bene, 7 punti dopo le prime 4 partite, un bilancio decisamente superiore alle aspettative. Grande curiosità anche per la partita del Milan. Il Milan che ospita il Pomigliano domenica alle 12.30 è un Milan che deve dimostrare qualcosa. Anche contro il Como, nel corso dell'ultima partita giocata proprio a Seregno in casa delle Lariane, il Milan ha giocato una buona gara, anzi per certi versi un'ottima gara, creando diverse palle gol, attaccando molto ma non segnando. Non era mai accaduto che il Milan non riuscisse a segnare per due partite consecutive da quando la formazione rossonera gioca nel campionato di Serie A femminile. Quindi un momento sicuramente critico. Il Milan, per la verità, anche lo scorso anno non era partito benissimo, trovando poi confidenza e consistenza nel corso delle settimane. Magari succederà la stessa cosa dopo la pausa, ma intanto questa partita con il Pomigliano, che non ha mai vinto in campionato finora, è una partita da vincere sicuramente, soprattutto per il Milan, che non può permettersi di perdere altro terreno con i suoi 4 punti in classifica dopo 4 giornate. Lo ricordiamo, partite in programma da sabato alle 12.30 a domenica, l'ultima è Sampdoria-Roma alle ore 17, poi sosta di campionato e si tornerà dopo due settimane.